tanti ritornelli. Buongiorno cari amici, buongiorno, buonasera, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon buona tutto. Musica, buoni ritornelli. Buon anche, potrei anche dire buon fine inverno, beh, perché oggi finalmente, dovrebbe finalmente essere l'ultimo giorno d'inverno, anche se continua a fare un po' freschino, però si sta bene ormai, sì, si respira veramente. Domani sarà il primo giorno di primavera. Allora vi dico il menù, cosa c'è il menù oggi. Del giorno, cosa c'è mi mancava allora, da ieri. Trippa alla, alla romana, spaghetti alla carbonara, antipasto, no sto scherzando, ci troviamo qui all'Hotel Villa Ritta di Monte Catini Terme e ci sentiamo veramente alla grande, quindi parliamo quasi sempre anche di cucina perché ovviamente finita la trasmissione tutta a mangiare. Vabbè. Sì. Grazie di essere tanti con noi, io lo so, ci avete seguito anche quando non c'eravamo, ma adesso ci risiamo, poi ci risaremo andando via. Grazie, grazie. Tornelli c'è. Siete veramente delle persone, voi che ci seguite, siete delle persone straordinarie e noi vi vogliamo veramente tanto bene, vi teniamo qui nel cuore. Allora, oggi dal menù comprendo, parto io, dopo vediamo, poi grande il nostro grande Michele e poi Francesca Mazzuccato e poi il ballo del cuoco. vedi che maniamo. Gabriele De Luca, i nostri inviati speciali a Firenze e poi Paolo Bertoli. Allora partiamo subito. Partiamo con un pezzone. Un Nessun Dorma alla Luciano Belli. Colleghiamo con Berlino, dai, quando io ho cantato questa, chiamiamola canzoncina, dove purtroppo si deve prendere anche il famoso do di petto dei tenori, a volte viene, a volte non viene, speriamo che quella volta, volta è venuto, sia, no? sia andata bene. Allora, da Luciano Nelli per tutti voi e per tutte voi, dalla Turandot di Giacomo Puccini, Nessun Dorma. Nessun dorma, nessun dorma, tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza, cuore di le stelle che parlano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà. All'alba vincerò, e vabbè, una volta l'ho fatta questa canzone, pensate a Rete 4 e pensavo di con questa, all'alba vincerò, secondo, vabbè. Però l'anno dopo poi cantando una canzone insieme io e Paola, vivo abbiamo per lei, vinto, vivo. Abbiamo vinto. Adesso andiamo con un grande personaggio della musica italiana da tanto tempo, ma è ancora giovane, ha una voce, credetemi,
ci siamo divertiti anche quando è stato ospite da noi, ci siamo divertiti veramente alla grande a cantare delle canzoni insieme, e lui ha una voce straordinaria, immutata nel tempo, veramente. Lui è Michele, e in questo caso che cosa ci fa ascoltare? Ho camminato! Un successo, Michele! Piangendo cancellato, sia te che il mio passato, invece no. Jukebox dediche, siete voi che ci fate questa scaletta, vediamo un po' chi ci ha scritto per oggi. Beh, sarà felice Michele di sapere che ci hanno scritto da Recco, quindi dalla sua Liguria. Bello. Alessia scrive per Leo: dedico questa canzone al mio ragazzo Leo, con cui ho passato una serata meravigliosa a San Valentino. Grazie e complimenti per il vostro bellissimo programma, Alessia. La canzone è della grande Francesca Mazzuccato, bravissima, e si chiama Sei la mia felicità. Che bella dichiarazione d'amore. Più di così. Cosa deve dire? Stavolta di Jukebox Dediche parla solo d'amore. È giusto che sia così. E allora andiamo con Jukebox Dediche. Amore come un sole che dà luce a te.
io sia così, come un fiume in piena che mi conduce fino dentro al mare. Quegli errori che con te non farò di certo più, a me basta solo il tuo sorriso. Il ballo del cuoco è una bella rubrica che abbiamo inventato in questa stagione e che devo dire ha molto successo. Tutto ciò grazie a Moreno Iacoponi. Uno chef d'eccezione, pluristellato come Moreno Iacoponi, perché se avessimo cucinato io e te, Luciano, non so. Lasciamo perdere. Io ho fatto tutta la mia vita, ho fatto molto nella cucina, l'assaggiatore. Il commensale, ma non il cuoco. Vabbè. Invece Moreno, lo sai cosa ci presenta oggi? I croc en bouche. Andiamo a vedere. E poi si mangia. Ok, il ballo del cuoco. Cari amici di Ritornelli, benvenuti nella cucina del pluristellato chef Moreno Iacoponi, Hotel Villa Rita, Montecatini Terme. Buongiorno Moreno. Buongiorno. Su gentile richiesta, oggi ricetta di dolcino. Ce la facciamo bella. Cosa facciamo? Croque en bouche. Croque en bouche. Crocca in bocca. Partiamo, partons. Alors, en français. À toi. A moi la sac à poche. Sì, tutto in francese, amici, stamattina. Mi riempi quindi, i mi hanno spiegato, primissima volta nella mia vita che uso la sac à poche, che va stretta qui dall'alto. Un giro di vite. Prendiamo il vignè. Ricordiamo, Moreno, che all'interno della sac à poche abbiamo della squisita panna. Ecco. Va bene, Moreno. Perfetto, allora tu vai, procedi che io riempio i vignolini. Che piacere, che piacere. Li metto a cerchio, Moreno. Sì, una all'altro. Cos'hai nella tua padella magica? Qui abbiamo un bel caramello, non è disidratato perché lo mangiamo subito, e lui ha caramello, dose... attenzione, caramello, le dosi, acqua e zucchero in che dosi, in che esatto, quantitativi? Allora, acqua 100 grammi, zucchero 180, 170. E attenzione perché se poi mettiamo troppo zucchero, troppa acqua, i tempi di preparazione si allungano. Cambiano. Lui quando comincia ad avere un colore ambrato così è quasi pronto. Sì. E lo andiamo poi ad usare per incollare le begnoline, le begnolone. Quelle che sto caso. Preparando io belle farcite, Moreno, esatto. Non vado a panna, non vado a panna oggi. Una ecco. Accanto all'altra, perfetto. Non benissimo, vado a panna. Ottimo. Vai, anche va bene. Perfetto, ok. Allora, tutte Moreno le metto, sì, no? Sì, tutte? Sì. E l'ultima me la metti nel mezzo. Wow. Perfetto. Benissimo. Gustosissima questa panna. Vengo un attimo così. Cambiamoci. Andiamo senza bruciarci a zuppare la beignet nello zucchero che è a 200 gradi. Ecco appunto, Moreno, fallo tu questo triste lavoro. Fa da collante allora. Fa esatto, da collante il caramello. È un caramello, dunque le incolla così. Eccolo qua, mi sono bruciato un ditino. Vedi che è un lavoro triste, ma qualcuno lo deve pur fare, lo chef Moreno Iacoponi. E così via, tutte quante.
Quindi ogni bignè va passato nello zucchero caramellato. Esatto, nel esatto, era caldo. È molto caldo, vero Moreno? Sì, vabbè. Ormai le tue mani sono bioniche, ma... Sono abituate. Questo è il primo strato, poi sì? Facciamo il secondo. A4, A5 bignè, queste di 6. Ah, quindi creiamo... Poi A4, poi A3, poi A2. Una ed struttura. Infine A1. Poi lo andiamo ad incollare sempre col caramello. Sì. Perché lui si chiama croque en bouche perché sarà croccante in bocca. Certo, croque en bouche, esatto. La bouche. E questo croccante è creato giustamente dal caramello che sto mettendo adesso sopra. Quindi Moreno, tu lo consiglieresti questo dessert per ogni giorno, io direi, però... Per anche un compleanno meraviglioso. Potrebbe essere un'idea meravigliosa come dolce. Si potrebbe usare anche per decorare una festa particolare. Che sia un Natale, magari, esatto. Una Pasqua, una... Sì, esatto. Sì, certamente, concordo. Chiaramente, amici, noi per velocizzare i tempi abbiamo già la scultura pronta. Allora, guarda Moreno, dai a me questi che ci penso io a farli sparire. Ecco. E tu, voilà, mostra la tua creazione, croque en bouche, dello chef Moreno Jacoponi, che sono adatti a tutte le occasioni. Lo dicono anche il Nelly e la Belloni, formidable. Buon appetito. Proseguono i ritornelli, ritorniamo alla musica, sì. Con Gabriele De Luca, grande repertorio, e devo dire che ultimamente sta avendo anche un grande successo in tutte le belle sale dove si esibisce. In questo caso ci fa ascoltare... Sale, amore e vento, a proposito di sale, dei Tiro Mancino, vai con la tua cover, Gabriele. Vai. Sei inevitabile per me, l'unica alba possibile. Se sale amore e vento su di me, se sale amore e vento su di me. Così una musica lontana ti accarezzerà con le sue note. La tua pelle è una potente droga che può portare un uomo ad impazzire. Vedo la tua isola da qui e potrei venire a cercarti, ma c'è troppo mare tra di noi, anche se per te lo affronterei. Sei inevitabile per me, l'unica alba possibile, se sale amore e vento su di me. Se sale amore e vento su di me, se sale amore e vento su di me, se sale amore e vento su di me. Cristiano Chesi insieme alla sua compagnia, quindi Cristiano Chesi e C. Io sorrido già. Sono i nostri inviati speciali, in questo caso si trovano a Firenze. Vediamo un po' chi avranno pescato in giro per Firenze. Andiamo a vedere. Fatti, 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 fatti.
Ciao Luciano, ciao Paola, collegata ancora da Firenze con un simpaticissimo turista che viene da un posto simpaticissimo, bellissimo, è una nazione molto particolare, è una nazione lunghissima. Nel Sud America, da dove vieni? Del Cile. Dal Cile, guarda la telecamera, guarda la telecamera. Mira la camera che lì ci sono Luciano Lelli e Paola Belloni, i nostri conduttori della trasmissione Ritornelli. Lui mi ha detto una cosa appena l'ho fermato prima, mi ha detto: io non tengo plata, cioè, se non ho soldi, mi ha detto. Ho detto: ma guarda che ti devo intervistare, non è che ti devo vendere l'enciclopedia, cioè quello lo faceva se la fino a sette vite, io non devo fare altrimenti. Senti, tu stai qua con la famiglia? Sì, sto con mia famiglia per la calle viajando in Florencia e altro Italia. Ah, capito, la famiglia a Firenze, quindi sei venuto qui con loro? Io pure allà. La famiglia a giro per Firenze? Per la città, e te sei venuto qua da solo, bene, belle, salutato la famiglia, dice: ma che me frega a me di salutare. Bene, come ti chiami? Mattia Frittelli. Mattia come Mati Fernandez? Sì. Bene, Mattia Fernandez, bene. Allora, diciamo Paola, vi saluto, grazie Mattia per ora, alla prossima. Fu un grande successo, io lo predestinai subito la prima volta che la presentai, questo bel arrangiamento, l'amico ovviamente straordinario con la sua magica fisarmonica e il suo super straordinario sorriso, lui è Paolo Bertoli, in questo caso in questo bellissimo arrangiamento di Bailada de Fuego. È un grande successo, vai Paolo. Vi salutiamo, questo lunedì è andato, l'ultimo giorno dell'inverno è andato, sapete perché? Perché domani è il primo giorno di primavera. Ci vediamo domani, ciao a tutti e grazie, ritorneliamo insieme. È andato a ballare, perché ballando si vive meglio, dai, l'abbiamo sempre detto. Quanti ritornelli